quella mattinata eravamo io, Illo Piccolo e credo che era Nino Spatola. Noi che sapevamo che questo ogni mattina andava in fabbrica, allora c'era una strada che andava in questa fabbrica. Quindi quando lui è passato, noi ci abbiamo andato dietro. Per entrare in fabbrica si doveva suonare. Quando lui arrivò dinanzi al cancello, diciamo, e c'era un guardiano, una guardia giurata che apriva il cancello automatico, siamo scesi io e Salvatore Lo Piccolo e abbiamo sparato. Tuccio Lo Piccolo abbiamo fatto diversi, per esempio a quello che aveva le pecore alla piazza di Tommaso Natale. Un altro che aveva del bestiame a Baccarello, un fruttivendolo, un tetto ferrante. Piange per amore. L'ultimo fatto che noi siamo stati coinvolti assieme è stato, diciamo, un omicidio che ci fu qua, uno strascico. Era un ragazzo di Mondello, un ragazzaccio alto, e strangolare a una persona era una cosa normale. Non passano nemmeno di due minuti, cioè un umore probabilmente perché esce sangue dell'orecchio e perché fa la pipì. Mio carissimo zio, la informiamo che siccome in breve dovrebbe iniziare la metropolitana, che è un grosso lavoro, quindi le volevo chiedere se le interessa qualche calcestruzzi da fare lavorare. Sono trascorsi 30 anni. Il giovane killer ha fatto strada. È diventato un boss. Lo zio, Bernardo Provenzano, è stato catturato. Il suo comandamento, un fare scruscio, un fare rumore, ormai non vale più. Totuccio Lo Piccolo vuole occupare il suo posto. Si candida a diventare il nuovo capo della mafia. Vuole arrivare al potere senza trattare, senza mediazioni. Antonino Rotolo. Per farlo, deve sbarazzarsi subito dei suoi avversari. Lino Spatola.
ormai le intercettazioni sono il miglior modo di circolazione interna della notizia all'interno di Cosa Nostra, perché dopo che vengono pubblicate tutti i mafiosi latitanti se le vanno a leggere, e in effetti Lo Piccolo ha capito chi era con lui e chi era contro di lui e si è determinato. L'omicidio, dopo un lungo silenzio delle armi, è avvenuto nel territorio del latitante Salvatore Lo Piccolo, boss in ascesa, insieme al figlio Sandro. Per le forze dell'ordine era un insospettabile. Eppure il delitto di Giuseppe D'Angelo per gli investigatori è opera della mafia. Doveva morire uno Spatola. Invece era un altro. Un pensionato che non c'entrava nulla. Si chiamava Pino. Abbiamo gridato Lino, lui avrà capito Pino e si è girato. Per Lino Spatola, comunque, l'appuntamento con la morte è solo rimandato. Questa volta, a garantire il buon esito della missione, Totuccio Lo Piccolo manda il suo uomo più fidato, il figlio Sandro. Lino Spatola non l'ho ucciso io. L'ho visto già cadavere. Fu incaricato dai Lo Piccolo di seppellire il corpo, che era già bruciato. Con lui sono stati interrati anche un coniglio che aveva portato per i Lo Piccolo e un whisky di marca che aveva portato avvolto in una confezione di stoffa. La caccia ai Lo Piccolo diviene priorità assoluta. Alla fine del 2006 la sezione Catturandi si dedica totalmente a questa indagine. Sono 43 persone, le stesse che hanno catturato Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Vito Vitale, Benedetto Spera e Bernardo Provenzano. Nascono ovviamente negli anni 90, subito dopo le stragi. Sostanzialmente, diciamo, un gruppo omogeneo, tutti sanno fare tutto, però ognuno, ovviamente, ognuno di loro, diciamo, è più portato per fare una determinata cosa. Mi occupo di pedinamenti, appostamenti, OCP, osservazione e controllo del territorio. Io lavoro sulle telecamere, dietro le quinte. Il mio compito principale è stato seguire i soggetti e cercare di rilevare i numeri di targa. Mi piace prevalentemente, diciamo, fare le indagini patrimoniali. Noi ci occupavamo dell'ascolto un po' di tutte le ambientali che avevamo. All'analisi, diciamo, dei tabulati, le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali. I ragazzi hanno un compito difficilissimo. Salvatore Lo Piccolo è latitante dal 1983. Di lui si ha soltanto una foto segnaletica vecchia di 30 anni. Oggi potrebbe avere 1000 volti. Il suo territorio è vastissimo. Lo Piccolo controllava di fatto una porzione di territorio della provincia di Palermo enorme, diciamo un 40% della provincia di Palermo, compresa una larga parte della città di Palermo. Vienimi più vicino. Il suo dominio comprende la parte borghese della città, al confine col centro storico. Passa dalla periferia occidentale, attraversa la riviera Liberty di Mondello, la zona industriale di Capaci e Carini, sino ad arrivare ai paesi e alle campagne a ridosso della provincia di Trapani. Il mandamento di Lo Piccolo è controllato al punto che, nel momento in cui un tecnico della Telecom si avvicinava a un palo,
l'omino della famiglia si avvicinava per sapere cosa stesse facendo. Le linee, proprio i fili, erano controllati da loro. Se il suo territorio è controllato, San Lorenzo, il suo quartiere, è impenetrabile. Il vecchio borgo diventato periferia è una vera roccaforte punteggiata di occhi e orecchie a lui fedeli. I ristoratori che pagavano il pizzo erano i primi a telefonare a Claudio Lopiccolo e dirgli: guarda che qua ci sono gli sbirri. Nonostante fossero, tra virgolette, vittime della mafia e quindi dovessero venirci incontro. Ecco come si esercita il potere. Il controllo totale. E ce lo hanno. Porco vecchio, Re Sottana, Acqua Santa, Santa Maria di Gesù, Cruillas, quelli che ho segnato con il punto interrogativo sono quelli che pensiamo sono già messi a posto. Se non è così, faccelo sapere. E se il prezzo lo possiamo fare noi, Parri. Noi abbiamo visto in tutti questi anni la figura di Lopiccolo via via crescere dal punto di vista criminale, ma forse anche dal punto di vista personale, nel senso che si è rivelata una figura ben più sfaccettata, ben più complessa e ben più importante di quello che noi pensavamo. La mafia del 2000 è uguale a quella degli anni 70. Fare segnali a concessionario di macchine che ne ha più di uno negozio, i lavori di protezione a questa ditta, Retella Autostrada, €1 milione. Quando si è chiamati a sapere qualche cosa, si dovrà dire la verità, se no non se ne sistemano cose, perché portano la morte, portano il carcere, portano pentiti. Raccomando di stare più pulito possibile, per come hai fatto fino ad ora, perché ricordati che la libertà è una cosa bellissima, che non ha prezzo. E non c'è niente di più bello che rientrare la sera a casa e farti ballare sopra la pancia dai bambini. Pronto? Pronto, signor Lopiccolo? Sì. Buongiorno, Amia di Palermo. Senta. Sì. Le indagini partono con le intercettazioni a carico della famiglia. La famiglia Lopiccolo è composta da 5 persone. Totò, Sandro, anche lui latitante, Calogero, che si trova in carcere a Bologna. La moglie Rosalia, invece, abita con l'ultimo figlio, Claudio, nella casa di famiglia, un normale condominio nel cuore di San Lorenzo. Il piccolo Claudio aveva un lavaggio in via Besta, sempre zona San Lorenzo, Tommaso Natale. Era un'attività chiaramente di copertura. Questo lavaggio era frequentato sia dai parenti mafiosi di Lopiccolo, sia da tutti quei personaggi che gravitavano in quella zona. L'idea principale che mi hanno fatto io è che Claudio non fosse un personaggio di grosso spessore. Sempre una persona rispettata, perché era pur sempre il fratello di Sandro, il fratello di Calogero e il figlio di Totò Lopiccolo. Mentre, diciamo, lo zoccolo duro della famiglia fino all'uscita dal carcere di Calogero, a mio parere, era Rosalia. Quella che noi in Sicilia chiamiamo una femmina di Cavus, cioè una donna con i pantaloni. Fedele al marito, silenziosa, e a lei che si rivolgono le persone anche per avere cortesie e favori. Quindi, diciamo, lei è una signora importante, lei è una donna così, è la moglie di Tuccio da piccolo. Poi si muoveva in una zona dove tutto era comandato da loro. Quindi, essendo la signora da piccolo, aveva qualsiasi riguardo da parte dei commercianti, di chiunque. Ma il potere, l'influenza della famiglia Lopiccolo travalica i confini del quartiere, arriva lontano.
agosto, blackout, tutti rimangono bloccati. Il Policlinico e il Civico di Palermo hanno praticamente difficoltà, le sale operatorie sono bloccate, io sono alle intercettazioni con le cuffie. Claudio Lo Piccolo telefona a qualcuno, amico suo. Fabio! Scusami se ti sono palestrato, minchia, siamo tutti proprio nei guai, senza luce. Ma ascolta, io ti ho detto, mangia e mettiti al fresco, giusto? Ma ora è tutto la zona, da questo problema. C'era pure un bar oscuro, giusto? Sì, io ho un bar che sto all'angolo qua sotto. C'è invece un bar lì? Ma ora ti mando subito una squadra con la scusa che c'è il bar, ti faccio attaccare subito alla luce. Vabbè, ti ringrazio sempre, Fabio. Non ti preoccupare. Ciao, bacione, ciao, Fabio, ciao, ciao. Questa è la mafia. Eccola, eccola. È mafia. Fa il paio con accortezza. C'è un episodio che testimonia la straordinaria lucidità della signora Lo Piccolo. Finalmente un giorno i ragazzi colgono l'occasione giusta per piazzare una microspia nella macchina della signora. La signora lasciava appositamente sul cruscotto della polvere e non era un fatto di sporcizia, era una cosa voluta, deliberata. I colleghi per forza di cose lasciavano le tracce. Quando si accorse che la sua macchina era stata manomessa, la portò in una fascia carrozze e la compresse. Il rapporto tra padre e figlio era strettissimo. Sandro soprattutto era un ragazzino quando ha cominciato a essere latitante. Di lui si sapeva all'inizio soltanto che era un giovane desideroso di scalare tutte le tappe della carriera criminale. Da giovanissimo aveva dato ottime prove della sua capacità di usare le armi e di usarle per progetti omicidiari anche particolarmente rischiosi. Nel 1995 le prime ammazzatine. Leonardo Simonetti era solo un ladro, ma aveva commesso uno sgarro. Agiva senza autorizzazione nel territorio di Giovanni Brusca. Sandro Lo Piccolo, appena ventenne, spara con due pistole e lo fredda miseramente. Noi pensavamo che il dominus incontrastato fosse Salvatore Lo Piccolo, mentre invece Sandro aveva un ruolo importantissimo nelle vicende di tutta Cosa Nostra palermitana. Serracavallo, Hotel Bellevue, 1500 più 1500. Conad, 1100 mensili. La barca. 1500 più 1500. E il padre chiaramente, vista l'età, non aveva la stessa mobilità, la stessa capacità di interloquire con gli altri che aveva il figlio. Renato Bar 1000, la Cascina 1500, Bar del Golfo 1500 più 1500, 2000 più 2000 le può. Campeggio 1000, 1005, agosto 2005 più 2005, 1000.
il pagamento più che altro non era una questione magari soltanto di soldi. L'estorsione mafiosa è come un potere propriamente, cioè il potere e il dominio. Lei mi sta chiedendo il pizzo? No, io le sto offrendo un aiuto. Ci avevano detto che era una somma da pagare una volta e basta. Poi è diventata una richiesta a tappeto. E cominciano con il rompere delle automobili nelle zone, a scippare delle persone che uscivano dal nostro locale o che erano venute a mangiare da noi. Ci hanno fatto trovare praticamente una testa di capretto con un proiettile in bocca appesa proprio al portone d'ingresso. Sono stati dati anche 30.000 euro. Se si paga una volta, quello che ti chiederanno dopo non saranno soltanto il denaro. Ci chiesero anche di fare delle assunzioni. Mi avvertirono che questo qua addirittura aveva pagato affinché me sparassero. Dai fatti che sentivo, la vita umana non aveva nessun valore. L'accortezza ossessiva di Rosalia e Claudio Lo Piccolo rende il lavoro impossibile agli investigatori. I ragazzi allora sono costretti a cambiare strategia. Noi vediamo, come facciamo sempre, chi gravita intorno a queste persone. E diciamo che la famiglia più importante, sia per vincoli di parentela che di vicinanza e Lo Piccolo, erano la famiglia Serio. L'indagine per la cattura dello Piccolo riparte dai fratelli Serio. I figli dei Serio, coetanei dei figli di Lo Piccolo, erano cresciuti assieme, quindi c'era un rapporto che andava al di là anche della stessa appartenenza all'organizzazione mafiosa. Nunzio, il fratello maggiore, è recluso al carcere di Pagliarelli. Suo fratello Mimmo ogni settimana va a trovarlo. I ragazzi in carcere intercettano i loro colloqui. I colloqui settimanali vengono ascoltati in diretta e studiati con molta attenzione. Presto esce qualche indizio. Nunzio chiede sempre, sempre, comunque a fratello tutto, anche cercando di parlare labialmente, mezze parole, insomma non era facile riuscire a decriptarli. A un certo punto gli chiede di Nino. Questo è un nome che viene ripetuto spesso. Chi è Nino? I ragazzi per scoprirlo si concentrano su Mimmo Serio. Piazzano una telecamera davanti casa sua. È uscito ora con un SH nero. Ce l'hai sotto tu? Sì, ci sto dietro. Lo pedinano per scoprire le sue abitudini. Mimmo Serio è sempre in movimento. Macina chilometri e chilometri ogni giorno, ma fa sempre una tappa fissa, il bar Condor. Abbiamo fatto diversi appostamenti al bar Condor, cercando di starci il meno possibile. Notano subito che non sei della zona. Presto i ragazzi comprendono che questo bar è un luogo di incontro degli affiliati alla famiglia di San Lorenzo. Così come risulta evidente che Mimmo Serio conduce i giochi. Anche sul bar Condor viene puntata una telecamera. Tra tutte le persone che Mimmo Serio incontra, ce n'è una con la quale ha un rapporto speciale.
inizierà a prendere un numero di targa. Dalla targa risaliamo al proprietario. Ecco trovato il famoso Nino. All'anagrafe, Nuccio Antonino, classe 1961. Nuccio era già pregiudicato, era conosciuto alle forze dell'ordine. Aveva precedenti per traffico di stupefacenti. Nuccio Antonino sembra avere un rapporto molto stretto con Mimmo Serio. I due stanno sempre insieme, vivono praticamente insieme. Tutte le mattine, prima di uscire, i due si sentono per telefono. Pronto, sì. Attiva, aspetta. Noi vorremmo che avanzi. Niente, ora te lo dico, dai. Vabbè, c'è. Ciao. Mimmo e Nuccio non facevano nulla. Si alzavano la mattina verso le 10, uscivano, sbrigavano i loro affari malavitosi, cioè tutto quello che un bravo picciotto deve fare ogni giorno, la raccolta del totò nero, la raccolta dei soldi, le estorsioni. Si accende una telecamera e si piazza una microspia sotto casa di Nuccio. Riusciamo a captare quasi tutto quello che dicono. Parlano di droga e non solo. Ingenti somme di denaro, probabile provento di estorsioni. Chi può fare una cosa del genere, specialmente in una zona come San Lorenzo, Tommaso Natale, appartando a Mondello? Non lo può fare nessuno, tranne chi è stato demandato a farlo. Capiamo sempre di più che Nuccio è un personaggio importante. L'intuizione dei ragazzi finalmente porta risultati. Il 15 maggio alle 10.30 Nuccio esce di casa con la sua Vespa. Poche ore dopo fa rientro con un'altra moto. Perché torna con una moto che non è sua? Che tu non vai a cambiare motore per andarti a comprare l'acqua o il prosciutto. E questo è un primo segnale. I ragazzi cominciano a sentire l'odore del latitante. Il secondo segnale lo colgono qualche giorno dopo, il 28 maggio, nel corso di un colloquio tra i fratelli Serio. A un certo punto Nunzio chiede a Mimmo se Chiddu è tutto a posto. Proprio quando Nunzio chiede a fratello se Chiddu è tutto a posto, fa un gesto con la mano destra che noi interpretiamo come dire il piccolo. Se il grande è tutto lo piccolo, il piccolo per noi è saggio. Ci deve andare Nino da lui, dal piccolo, da Sandro lo piccolo. Ormai i ragazzi sono certi. Nuccio li porterà alla meta. Non lo si può mollare neanche un istante. Jack, Jack da Roger. Attenzione, ora dovrebbe passare lì davanti perché è appena passato davanti al semaforo. Va bene, ok. Il 30 maggio Nino Nuccio lascia San Lorenzo, il suo quartiere. Passato ora, confermo. Sta arrivando.
seguendo strade secondarie attraverso la periferia. Vespa e maglietta a righe, appena passato. Sì, confermo, è passato ora. Poi fa un'ultima svolta ed entra allo Zen. I ragazzi lo seguono. Nuccio è scomparso, inghiottito dallo Zen. Lo Zen è un pianeta con un'orbita diversa. È terra franca, una regione dello Stato che obbedisce a regole proprie. Vai lì, se c'è una casa vuota la occupi abusivamente, ti allacci al palo della luce abusivamente, ti arriva l'acqua abusivamente, non paghi l'acquedotto, vuoi aprirti un panificio, vabbè, qual è il problema, ci metti faccio cura e ci scrivi panificio e ci metti a vendere il pane senza nessuna autorizzazione, senza nessuna licenza, tranne l'autorizzazione, chiaramente, e il beneplacito di chi è in quel momento il responsabile della zona. Qui l'unica fedeltà possibile è alla famiglia. E il quartiere è come un'enorme famiglia. Tanto capace di solidarietà e mutuo soccorso al suo interno, quanto resistente all'estraneo. Lo Zen, per i ragazzi della Catturandi, è un'isola irraggiungibile. Dalla corsa Match Point, Pasqua e Natale, mille più mille. Paralba, Par Golden, Natale e Pasqua. Di Martino via Libertà, 500 mensili. Bingo e sala, uguale, trimestrale 3000. Nessuno riesce a fermare lo piccolo. Ormai è arrivata al cuore della città, vuole tutto. E non è disposto a far sconti a nessuno. Noi non abbiamo mai pagato nella nostra vita commerciale. Mio padre nel 55 fu soggetto a un'estorsione e si rivolse alla polizia, non a Cosa Nostra, non agli amici degli amici. I segnali erano una lettera anonima, io ricordo, e poi una telefonata anonima. E io ho chiuso papà. Perché noi non volevamo avere consegnato il messaggio di morte. A dicembre del 2006 mi hanno messo colla nella serratura della porta d'ingresso dell'azienda. Oh, questi sfondamenti del cancello e l'allarme che suona, non dico ogni notte, ma insomma spesso, entravano dalle finestre alte, io ho dovuto chiudere tutte le finestre. Sfibrano in questo modo per cercare di farti crollare, di farti pagare. All'assenza di risposta giunge l'ultimo messaggio. La sequenza è ripresa da una telecamera a circuito chiuso. Mi hanno buttato una bottiglia piena di benzina, ma non accesa, con un accendino dentro. I carabinieri hanno preso tutto e dicendo che avrebbero fatto dei passaggi, che mi avrebbero tutelato, eccetera, però. E quindi mi sono rivolto ai miei vicini di stabilimento. Li ho chiamati e ho detto, ma anche voi avete ricevuto questi segnali? Sì, in effetti c'è stato l'attacco e anche la colla e la bottiglietta.
prendiamo un vigilante armato, un metronotte. In un primo tempo ha aderito, poi mi ha detto: signor Guaiana, vada per la sua strada, che io vado per la mia, perché non mi interessa. Tu che pensi? Che ha fatto? Secondo te che ha fatto? Io penso che non sia solo paura, penso che sia di fatto convenienza, perché molti imprenditori ricevono addirittura pure documenti contabili scaricabili dalla loro contabilità per il pizzo che pagano, fatture relative a formazione, a marketing, a comunicazione, a sponsorizzazioni. Così può succedere che il profilo del carnefice si sovrapponga a quello della vittima. Ma alla fine a pagare il conto è l'anello più debole della catena. Il sistema che si usa è quello di dare la busta paga a fine mese, di darne 800 al dipendente e 700 mettersene in tasca. Qualora il dipendente dovesse lamentarsi, l'imprenditore si rivolge al padrino e dice: beh, pensaci tu. E il padrino ovviamente ci pensa lui. In questo gioco vince il piatto chi trucca le regole. E Di Lo Piccolo, truccando le regole, hanno allungato le mani su Palermo. Ormai i ragazzi della sezione catturandi sono sicuri. Nuccio gestisce la latitanza dello piccolo. Seguono ogni suo passo. Ma lui regolarmente entra allo zen. Pedinarlo lì è impossibile. Si decide allora di disporre punti di osservazione, pattuglie e telecamere ad ogni via d'accesso al quartiere. Contemporaneamente una squadra si arrampica con un potente telescopio sulle pendici del Monte Pellegrino, che sovrasta lo zen. Attenzione, Nuccio sta partendo ora da casa con un SH grigio, maglietta bianca e jeans. Confermato, è passato ora. Direzione Zen. Eccolo qua. Jack dalla centrale, Jack. È allo Zen. Ok, ricevuto. Agganciato, agganciato, è entrato in via Carnera, ripeto, via Carnera. Per noi è perso. Da nessuno dei punti d'osservazione si capisce cosa stia facendo Nuccio. Non dalla montagna, né dalla strada, e neppure dalla sala operativa. Fatto sta che qualche ora dopo la telecamera registra il suo rientro a casa. Ragazzi, è rientrato ora con la Vespa. Ce lo siamo persi. Salvatore Lo Piccolo mi disse che si doveva uccidere perché era un uomo di Nino Rotolo. Ora che è successo?
che io dentro il porto sono andato a smuovere una pietra e sotto questa pietra c'erano centinaia di vermi che vegetavano sotto questa pietra. E spunta di nuovo il nome di Lo Piccolo. Ingarao Niccolò. Mi disse che la vittima era l'Ingarao. Avevo una pistola a tamburo calibro 38 e una calibro 9. Sandro Lo Piccolo era in zona a bordo di una Yaris grigia e svolgeva un ruolo di appoggio. È tornata a sparare a Palermo in pieno giorno. La vittima, Niccolò Ingarao, ha freddato mentre era a pochi passi dal commissariato di polizia, dove aveva l'obbligo di presentarsi come sorvegliato speciale. In nottata sono stati sentiti parenti e conoscenti e in giornata ci sarà anche la vittima. Dopo l'omicidio io sono tornata a casa mia, mi sono andata a cambiare e sono andata al commissariato a firmare. Si teme l'apertura di una faida tra le famiglie mafiose. L'omicidio potrebbe essere infatti una risposta del super latitante Salvatore Lo Piccolo al boss Nino Rotolo, un componente della triade di Cosa Nostra che contro di lui avrebbe lavorato. Santa Rita è la santa degli impossibili. E impossibile sembrava l'ascesa di Lo Piccolo al potere mafioso. Totuccio invece ha preso Palermo a colpi di pistola. È pericoloso di qua, via da... Fermarlo è impossibile. Avanti, avanti. Il fatto che fosse stato ammazzato non appena uscito dal commissariato, in pieno centro, in pieno giorno, è proprio per far capire agli altri: guardate qua, comando io. Che ha il potere di fare questo quando voglio, come voglio e dove voglio. O con me o contro di me. Se sei contro di me, questa è la fine che farai. Bisogna entrare allo Zen per capire cosa fa Nuccio. Per riuscirci mandano avanti una delle ragazze della sezione, vestita a lutto. Dovevo soltanto passare e cercare di cogliere quanti più particolari possibili. Era un cortile, c'erano diverse persone che parlavano con lui, diverse moto posteggiate. E lui era a suo agio, Nuccio era a suo agio là dentro, conosceva tutti. Riesce a scorgere Nuccio, ma non può trattenersi. Qualcuno si è girato a guardare. Dopo due tentativi è costretta a mollare. Siamo stati costretti a cambiare perché già questa signora vestita di nero comunque già era una cosa, diciamo, questa chi è? Ecco. Provano ancora. La missione è affidata a quello che tutto sembra tranne che sbirro. Uno che mangia pane e strada da quando è nato. Però io lì dentro, ciabatte, pantaloncini, non ero nemmeno armato perché non sapevo dove conservare la pistola, visto che avevo soltanto un paio di pantaloncini e una canottiera, quindi solo un telefonino. Il
matematicamente avevo un minuto e mezzo di tempo per prima che venissero a darmi una mano. Mentalmente c'era il pericolo. Questa volta l'operazione riesce. Lo sbirro si fonde all'ambiente. Io ero concentrato sopra il Nino Nuccio. E lui arrivava in moto col proprio motore. E là un giorno prendeva un motore, un'altra volta ne prendeva un altro, non sempre lo stesso motore. Cambia moto e abiti. Si rende irriconoscibile prima di andare dal latitante. Il cambio arrivava sempre nel primo pomeriggio. E io vedevo il tipo di motore, se ci riuscivo la targa. È uscito ora dal padiglione con SH nero, targa BF3064. Ok, ricevuto. Ora i ragazzi sanno con quale mezzo si muove Nuccio quando esce dallo Zen. E finalmente possono agganciarlo. Quando lui usciva dallo Zen con la moto cambiata, aveva accanto questo altro soggetto con un'altra moto che faceva la bonifica dal territorio. Andava avanti, guardava se c'erano le pattuglie, tornava indietro, vedeva se era pedinato. Ancora una volta pedinare Nuccio risulta impossibile. Continua a girarsi, siamo troppo vicini, dobbiamo mollarlo. Partendo dall'assunto che Nuccio è impedinabile, i ragazzi si inventano il metodo dell'immobilità. Invece ti metti in questa posizione qui al bivio. Tracciano dei cerchi concentrici intorno al perimetro dello Zen. Individuano ogni via d'uscita. E a ogni incrocio piazzano delle pattuglie. Lui stava un'ora a girare avanti e indietro, per vedere se era pedinato. Lui era tranquillo perché nessuno ovviamente lo pedinava. In effetti nessuno lo pedina. I ragazzi stanno là, fermi, in attesa del suo ultimo passaggio. La volta che passa e non torna indietro, a quell'incrocio piazzano una telecamera. Così i ragazzi si spostano al livello successivo. Uscito ora con SH nero, ripeto, Vespa e maglietta a righe, appena passato. Guadagnano un passo alla volta, con fatica. Appena lo vedo ti confermo l'uscita. Poche centinaia di metri a settimana. Non abbiamo la telecamera, abbiamo detto qua in direzione. Sono partiti in direzione. Il metodo però funziona. A metà luglio seguono Nuccio sino a Cruillas, un dedolo di vicoli stretti e intricati. È qui che si reca Nuccio. È un quartiere che non ha i problemi che ha lo Zen, però ha la particolarità che è il quartiere nativo di Nuccio Antonino. Un postaccio difficile da poter lavorare, perché tutti i vicoli, vicoletti, ogni palazzo fa quattro vie. E noi veniamo da fuori e siamo gli estranei. Lui gioca in casa lì. L'incendio che ha devastato un intero deposito di materiale plastico e vernici è scoppiato intorno alle 4 di stamattina. Il titolare Rodolfo Guaiana aderisce al comitato Dio Pizzo, che mette insieme 200 commercianti che si ribellano al racket. Tre mesi fa aveva sporto denuncia ai carabinieri perché aveva trovato un contenitore con liquido infiammabile. Alla mattina alle 4 e mezza mi chiamano i Metronotte, che facevano un servizio di videosorveglianza perché non potevo permettermi la sorveglianza con l'uomo lì sulla strada. Mi telefono dicendo: guardi, c'è un filo, un pennacchio di fumo che esce da un capannone dell'azienda, venga subito. Parto, mi vesto di corsa e vado subito in azienda. E lì. Guaiana è praticamente la dimostrazione plateale delle forze di Lo Piccolo.
lo piccolo arriva lì e dice: quando tu non paghi io ti brucio tutta cosa. Lo piccolo avranno pensato: questo è il momento buono per poterci affermare. È come quando Salvatore Riina e Provenzano guardavano dall'alto Palermo: ce ne possiamo impadronire. Credo la stessa riflessione possano aver fatto i Lo Piccolo. Buonasera dalla TG Rai della Sicilia. Al deposito Guaiana, distrutto dalle fiamme, intanto prosegue il lavoro degli investigatori sulle tracce lasciate dall'attentatore. Si analizza il filmato ripreso da una telecamera dell'impianto di videosorveglianza. Roberto Ruvolo. Una sagoma nera per qualche secondo si materializza vicino al muro di cinta dei magazzini. Scompare pochi minuti prima dello scoppio e del fumo. I poliziotti hanno analizzato il filmato, fotogramma dopo fotogramma. Impossibile identificare il picciotto del racket. Sembra non abbia avuto complici e, sostengono gli investigatori, conosceva bene l'obiettivo. Salute! Non c'è stata la possibilità di entrare. È tutto distrutto. Una mattina intanto Nuccio esce di casa, va a comprare del pesce, poi si reca allo Zen. Qualche ora dopo ne esce con una moto diversa, torna a casa, fa scendere la moglie e, portandosi dietro il sacchetto col pesce, riparte. Percorre le strade che i ragazzi ormai conoscono a memoria. Arriva a Cruillas. I ragazzi riescono a tenerlo per un po', ma poi perdono le tracce. I ragazzi non mollano. Tutta la sezione resta in strada, concentrata in quella porzione di quartiere in cui Nuccio è svanito. Dalle 8 di sera fino a mezzanotte noi eravamo appostati in alcune vie, sempre del quartiere di Cuillas, e in particolare in una zona che noi pensavamo che potesse essere quella rilevante. Effettivamente una delle nostre pattuglie notò accendersi un faro, diciamo a mezzanotte passata, e vide Nuccio con la moglie, col motore. La moto è uscita da uno dei portoni sulla destra di via Salerno. Sono uscita via Salerno, confermo, via Salerno. Immediatamente si sviluppano gli accertamenti. Ci risultavano due famiglie e un'autodemolizione. Per scoprire da quale portone è uscito Nuccio, viene posizionata una vedetta nei pressi di via Salerno. E così, finalmente, si individua il portone nel quale è entrato Nuccio, il civico 42. Per come era situata la villa non si vedeva. C'era solo con questo accesso e non c'era alcun modo per osservarla. Una casa adatta a nascondere un latitante. Si accendono subito due telecamere, uno sulla via Salerno ed un'altra sul retro della villa, che rimane però coperta dagli alberi.
ci dava una visione parziale del cortile davanti la villa, però da quella telecamera vedevamo quello che vedevamo dall'ingresso. Nella villa ci abita una giovane coppia, ambedue incensurati. Dal portone entrano ed escono solo loro. Nascondono qualcuno? Come fare a essere sicuri che ci fosse qualcuno lì? L'unico margine, diciamo, di certezza era quello di intervenire solo quando Nuccio si recava sul posto. Se Nuccio va lì vuol dire che lì c'è qualcuno. Pronto? Quella! Usci! Non è se vuoi, sta chiamando! Ma fra qualche mezzo! Non è una mala cosa! Se è fatto piazza, se no andremo dopo, va bene? Ciao. Il 2 agosto Nuccio fa il solito giro. Uscito di casa, passa dallo Zen. Cambia moto e si dirige verso Cruillas. Gli occhi dei ragazzi sono fissi sulla telecamera in via Salerno. Motorino Pigi in avvicinamento. Ha citofonato. Sta entrando in questo momento. Noi siamo pronti per il blitz. Assieme ai miei compagni scavalchiamo il cancello. Siamo costretti anche a cinturare una zona più ampia con l'ausilio dell'elicottero che dall'alto rileva tutta la situazione. In sostanza abbiamo fatto una specie di copertura, uno sul muro e l'altro che arriva sul tetto. Trepidanti dietro la telecamera, aspettavamo la frase tipica e noi diciamo quando si interviene, positivo o negativo. Ricorderò sempre il mio ispettore che disse positivo. Positivo latitante. Dai, latitante! Bravo, mi sia Sandro, aspetta. Pausa. Franco, francese. No, cazzo! No! È francese. Nel momento in cui dissero che all'interno c'era francese, non Sandro da piccolo, insomma, ci sono state scene. L'indagine, tanto faticosamente costruita, crolla come un castello di sabbia spazzato da un'onda.
La polizia ha arrestato a Palermo Francesco Franzese, che nascondeva in una villetta nella zona di Viale Michelangelo. Con lui sono finiti in manette tre fiancheggiatori. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione, ha temuto di essere stato scovato dai sicari di una cosca avversaria. Poi ha capito che erano invece agenti della squadra mobile e si è tranquillizzato. Francesco Franzese, 43 anni, è stato anche sindacalista e responsabile per la sicurezza dei lavoratori. La delusione chiaramente è evidente, perché lo sforzo per arrivare a catturare questo latitante ci aveva veramente impegnato e stressato. Pensare che tutto questo lavoro svolto alla fine si risolvesse con la cattura di Francese, che era sempre un latitante ma chiaramente non aveva la caratura e lo piccolo, fu una mezza sconfitta per noi. Noi puntavamo molto, molto più in alto. Ho pensato e dissi anche al mio dirigente che eravamo tornati indietro di 2 anni sulle indagini. Dovevamo ricominciare tutto da capo e che avevamo capito ben poco di quello che sta succedendo. Vedere, non so, tutto quello che tu hai costruito in tanti anni di lavoro andare in fumo. Io non lo so se tu hai avuto mai una... La tua casa è molto brutto. Vedere tutto distruggersi, tutto finire in un momento. Ed erano tutti luoghi progettati da te, fatti da te, ogni scaffalatura, ogni soppalco, ogni... è molto brutto. I ragazzi hanno fallito, ma non si rassegnano. Ripartono dalla perquisizione nel rifugio di Franzese. Nel covo trovano un rilevatore di microspie e, cosa più importante, dei pizzini. Troviamo delle lettere indirizzate a Sandro Piccolo, molto confidenziali. Sono però dei pizzini che stanno in partenza. Non troviamo nient'altro. L'aver trovato solo delle lettere in uscita insospettisce i ragazzi. Allora, da qualche parte, dovrà esserci anche la posta in arrivo, quella che proviene dai Lo Piccolo. Cercammo in tutti i posti e non ne trovammo. Poi a qualcuno venne, diciamo, l'idea di cercare anche nel Pozzo Nero. Giusta intuizione. Sul fondo del Pozzo Nero, in mezzo ai liquami, i ragazzi trovano dei pizzini. Sono 9 in tutto. Franzese li aveva gettati nello scarico al momento dell'irruzione. Pizzini che però non erano, come pensavamo o speravamo, sigillati, ma erano completamente aperti, quasi sfaldati. Decidiamo di recuperare il più possibile e partiamo per la scientifica. Prendiamo queste pallottole di carta, le immergiamo nell'acqua e si riesce ad aprirli quasi completamente, però naturalmente si sfaldano. Quindi la necessità di essere veloci e allo stesso tempo delicati per leggere quello che c'è. E poi riportati al computer, scannerizzati e portati al computer. E così? Dopo un paziente lavoro di ricostruzione, la polizia scientifica riesce a ricomporre quasi l'80% dei pizzini.
sono lettere scritte da Sandro Lopiccolo. Ora ti faccio sapere che giorni fa ho ricevuto 10.000 euro dell'Ordine dei Medici e altri 10.000 li dovrei ricevere al caro figlioccio del mio cuore. Non avendo altro da dirti al momento... Guardi, sì, scopriamo una cosa importante. Una nuova missiva. Che Franzese praticamente è il figlioccio di Sandro Lopiccolo, che ha un contatto regolare con il suo padrino. Baci più bacetti per i piccoli. Quello è il punto di partenza. Un affettuosissimo abbraccio per la tua moglie. Franzese è il reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello. È un capo. Sicuramente è in possesso di informazioni utili per giungere alla cattura dei latitanti. Siamo alla fine dell'estate. Abbiamo trascorso tutta l'estate a seguire Lucio, a catturare Franzese. Siamo un po' stanchi, però l'idea che possiamo arrivare finalmente al risultato, diciamo, pieno ci fa dimenticare la stanchezza, le ferie non fatte e ci mettiamo subito al lavoro. Gli investigatori tentano un abboccamento con Franzese. Insieme al dottor incognito c'è un ispettore navigato, uno che conosce le parole giuste. Mi preoccupavo di lui come uomo, facendogli capire che lui, secondo me, se veramente aveva voglia di cambiare, poteva fare una sola cosa. Lo studio dei Pizzini intanto fornisce importanti informazioni sul ruolo di Franzese in seno alla mafia. Questo lo costringe a qualche piccola ammissione, particolari di secondo piano, niente di conducente. A me non convinceva Franzese. E dicevo sempre al dottor Conchio, dottor, secondo me lui sa molto più di quello che dice. C'era tanta paura perché ovviamente lo piccolo ancora erano latitanti, erano fuori, quindi ovviamente c'è sicuramente voglia appunto di cambiare vita, però c'è tanta paura. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. Se dovessi tradire, le mie carni devono bruciare come brucia questa immagine. Non può entrare a far parte di Cosa Nostra chi ha un parente stretto nelle varie forze dell'ordine, chi ha tradimenti sentimentali in famiglia, chi ha un comportamento pessimo e non tiene ai valori morali. Si ha il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa Nostra, anche se c'è la moglie che sta per partorire. Non si fanno comparati con gli sbirri. Franzese si chiude nel suo silenzio, ma gli investigatori non demordono. Si deve far breccia nel suo mondo di mafioso. Contrariamente agli altri, ho visto qualcosa di buono. Leggevo nel suo volto, nei suoi occhi, qualcosa di buono. È chiaro che parliamo sempre di mafiosi, adesso non posso andare a dire che... Però, secondo me, non fa parte di quella categoria di personaggi cattivi, arroganti, presuntuosi. Però è chiaro che è stato molto travagliato perché il soggetto chiaramente aveva molta paura. Franzese sa bene quanto siano spietati lo piccolo. Teme per sé, ma soprattutto per i suoi cari. L'ispettore prova ad avvicinare la moglie, ma non può farlo apertamente. Rischia di comprometterne l'incolumità. A volte puoi camminare casualmente a Palermo, far finta di sbattere e da lì incominciare un discorso, perché è chiaro che se ci vai a casa ti mandano a cagare, con la macchina puoi casualmente sbattere e da lì incominciare un rapporto, un discorso. Con il Franzese, prima di arrivare alla sua totale collaborazione, è chiaro che c'è stato il mio apporto fatto da trade union fra lui e la sua consorte, sua moglie. Lei è stata molto determinante in questo. La
Scamanzese decide di saltare il fosso e comincia a dare delle indicazioni serie per la cattura di Lo Piccolo. Lui non sapeva dove era Lo Piccolo, lui non c'era mai stato a casa di Lo Piccolo, lui però era stato in una riunione. Era notte, racconta Franzese. L'autista che lo venne a prendere guidò per oltre un'ora tra le campagne di Cinisi e Palermo. Percorse un sacco di strade per disorientarlo. Gli fece fare dei giri, ha riconosciuto la zona dove era, parte di montagna, poi autostrada, poi una strada particolare. La villa in cui si svolse l'incontro, una costruzione isolata a due piani, non si riesce ad individuare. Però Franzese ricorda il nome dell'autista. Sa solamente il nome di battesimo e sa che ha un esercizio, un bed and breakfast, in zona Terrasini. I dati da cui partire sono pochi. L'uomo si chiama Vito, ha circa 30 anni, gestisce un bed and breakfast a Terrasini e possiede uno scooterone, un T-Max. Quindi siamo andati a Terrasini, all'anagrafe, a vedere tutti i Vito, eliminando chiaramente sempre quelli troppo giovani e quelli troppo vecchi. E ne erano rimasti un 5-6 di Vito, però nessuno di loro aveva un'attività che era il bed and breakfast e nessuno di loro aveva un T-Max. Poi abbiamo pensato che effettivamente poteva essere anche di Cinisi, perché visto che Cinisi e Terrasini sono praticamente confinanti. A quel punto io personalmente ho preso tutti i cognomi di Cinisi e ho fatto un accertamento a ACI per vedere chi era proprietario di T-Max, si chiamasse però Vito con un cognome di Terrasini. Dal computer esce il nome di Vito Palazzolo, incensurato. Ora è lui l'uomo da seguire. Dagli accertamenti risulta che Palazzolo, oltre a gestire un bed and breakfast in via Mattarella a Terrasini, è anche titolare di un'impresa edile. L'indagine ora si sposta in provincia. Vito Palazzolo chi è? È un ragazzo del paese che prima di un certo periodo puzzava di fame, come diceva qualcuno in gergo. Dopo un certo periodo cominciò ad arrivare la grana. Era entrato in un circuito che gli consentiva di avere appalti. Appalti significa una sola cosa in quella zona, che tu hai la protezione di qualcuno. Palazzolo è un lavoratore, si alza presto la mattina ed esce di casa presto. Frequenta la gente del paese, normalissimo, e noi non riusciamo a trovare un collegamento con elementi mafiosi riconducibili allo piccolo. L'unica cosa, diciamo, strana, si mette a bordo della macchina senza avere uno scopo ben preciso e comincia a fare dei giri. Senza una meta, gira così e torna poi a casa. Per tenerlo sotto controllo, i ragazzi piazzano due telecamere. Una davanti al bed and breakfast, l'altra nei pressi di un incrocio poco lontano da casa sua. I ragazzi non lo perdono mai di vista, neanche quando vaga apparentemente senza senso. In questi giri, una volta si reca in una campagna vicino a Montelepre. Thank you.
si vede che non posso in una villa che noi riusciamo a vedere. Immediatamente ai ragazzi tornano in mente le parole di Franzese. La zona, la villa, il tetto rosso, a bifambiare, piano sopra, piano del cementato davanti. Palazzolo si ferma a parlare con qualcuno, quindi riparte. Abbiamo visto che era una villa intestata a un certo Piffero Filippo. Non ci diceva niente dal punto di vista investigativo. Filippo Piffero, 60 anni, allevatore, anche lui incensurato. Lo stesso giorno viene puntato l'occhio discreto di una telecamera. Non sono concessi errori questa volta. I ragazzi si tengono ad una distanza di 4 km dall'obiettivo di Contrada Giardinello. Vito Palazzolo non si fa più vedere da quelle parti. L'unica presenza costante è quella di Piffero Filippo, che non abita in questa villa. Ci va la mattina presto, governa le bestie, lavora nel campo e poi la sera torna a casa. I ragazzi rimangono in allerta. È il 19 ottobre, sono appena alle 5 del mattino. I colleghi che stanno in ufficio ci hanno avvisato che Vito era uscito dal breakfast a bordo del pick-up. Tutto pensavi che già alle 5:30 questo uscisse da casa. Insomma, mai era uscito così presto. Io ero con un altro collega, eravamo con la macchina. È a semaforo, sta risalendo in macchina. Il pick-up esce dal campo visivo delle telecamere. Le pattuglie però non sono in posizione. E cominciamo a girare in zona con la speranza di beccarlo. Mentre percorrevamo la strada provinciale che collega Partinico con Giardinello, a un certo punto vediamo fari di una macchina che ci vengono di fronte. Al momento in cui la incrociamo ci rendiamo conto che era il pick-up di Vito. Sono un pick-up bianco in testa e una Y grigia. I ragazzi, per non stargli troppo dietro, mantengono una macchina tra loro e il pick-up. Poi, ad un certo punto... Il pick-up ha fatto una manovra un po' strana. Ha tagliato nel lato opposto il senso di marcia della strada. La stessa cosa ha fatto la macchina anche da dietro. Allora, uno è sceso dalla macchina, dalla Y, e è salito sul pick-up. Rilevano la targa della Y. P83 8GL. G come Genova, L come Livorno. Prendiamo la targa, la diamo ai colleghi, nel frattempo loro fanno gli accertamenti di rito e risulta che era una macchina a noleggio. Perché noleggiare un'auto? A che serve? Ecco, si spostano. Invece di farsi prestare le auto da amici e conoscenti, per non dare confidenza nemmeno a queste persone del fatto che loro utilizzassero macchina per fare qualcosa di illecito, avevano adottato questa tecnica, era quello di utilizzare macchine a noleggio. Io mi ricordo, mi chiamò il dottore Incognito, mi disse: vedete, sei riuscito a piazzare il BAT sotto questa macchina. Piazzato il rilevatore di posizione, i ragazzi si allontanano per non destare sospetti.
l'attenzione si concentra sui monitor della sala operativa. Trascorre qualche ora, la Y resta immobile. Alla villa di Giardinello tutto tace. Vito Palazzolo non fa rientro a casa. Amore mio dolce, mi manchi tanto. Dove ti sei perduto? Sai, non ho grande disponibilità per continuare a fare elemosina d'amore. Tu ci sei, è vero. Esisti e non sai quanto vorrei averti solo per me. Ma ahimè, per me sei molto invisibile. La commissione è costituita per esserci un equilibrio nelle famiglie e in Cosa Nostra, e per deliberare i fatti più delicati e le decisioni da prendere. Nella vita c'è un valore umano che vale più della libertà, che è l'onore e la dignità. Non ci si può appropriare di soldi che sono di altri e di altre famiglie. Quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità. Purtroppo il destino a me mi ha messo davanti ad una dura prova. Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti. E le avversità della vita le affido al Signore. Centrale. Poco prima del tramonto la Y si muove. Si dirige verso l'aeroporto. Pattuglia 1 ricevuto. Nel frattempo un'altra macchina fa ingresso nella villa di Giardinelli. Avanti, due, avanti. Cosa sta succedendo? Il soggetto è entrato al villino, ce l'abbiamo in telecamera. Ma la telecamera è troppo distante. È impossibile distinguere chi è sceso dall'auto. Ormai è buio e neanche i ragazzi che hanno piazzato il telescopio riescono a riconoscere chi è entrato in villa. Noi riuscivamo a vedere soltanto una luce interna e poi delle sagome che si muovevano, poi non riuscivamo a distinguere una persona piuttosto che un'altra. Chi c'è dentro la villa? Non c'è alcuna certezza che lì dentro ci siano i Lopiccoli. Lì cominciamo a discutere, allora dobbiamo entrare, non dobbiamo entrare, perché eravamo pronti anche ad entrare in quel momento. Già una volta si è bruciato il lavoro di mesi. Occorre avere la matematica certezza della presenza dello piccolo Giardinelli. Il rischio che poi si risolvesse in un nulla di fatto ci ha trattenuto, con l'intesa chiaramente che altri elementi sarebbero stati necessari per poi dare la forte probabilità di un risultato positivo. Si decide di non intervenire. Meglio aspettare un'occasione più favorevole. Decidiamo di potenziare l'osservazione a questa villa. La mattina successiva i ragazzi si equipaggiano con apparecchiature più potenti. Si servono di sofisticate tecnologie che consentono una visione più completa. Sono state piazzate altre due telecamere che guardavano questa casa, una in prospettiva panoramica, l'altra addirittura con particolare. Palazzolo continua ad essere sorvegliato a vista. I ragazzi aspettano un altro appuntamento, ma questo appuntamento non arriva. Passano giorni, settimane, non succede nulla. Ancora una volta lo piccolo sembra tornato ad essere un fantasma lontano, inafferrabile.
Solitamente Piffero veniva tra le 8:30 e le 9:15 a lavorare. Tutti i giorni era tra le 8:30 e le 9:15. Quel giorno alle 6:30, 7:15, arrivò la Golf di Piffero. Prese la scopa, incominciò a spazzare fuori, usciva, guardava, si chiudeva, molto strano. Sì, l'ha fatto così con la mano. Disse al collega: a me questo non mi convince. Fino a quando vidi Piffero uscire immediatamente dalla casa, fare con la mano cenno a qualcuno di venire, e vidi una Yaris grigio arrivare a grande velocità. Fatto di nuovo segnale. Una macchina. Allora, spingiamo sull'obiettivo. Ispettore! Sono entrati tre personaggi, uno con i capelli bianchi e l'altro in una borsa. Io ho cominciato a chiamare l'ispettore. Vieni. E subito abbiamo rimesso il filmato. Il ragazzo alla guida a noi ci dà la sensazione, ma più che la sensazione, la certezza che fosse Sandro Lo Piccolo. Lo Piccolo, padre, chiaramente è irriconoscibile. Nessuno l'ha mai visto, nessuno sa com'è adesso. Compiti assegnati, ognuno di noi già sa quando cosa deve fare. Ero sull'elicottero e aspettavo il via per l'avvicinamento. Un elicottero pronto ad agire per avere una visione dall'alto, le telecamere che noi abbiamo con le varie viste frontali, di accesso laterale, dove un probabile via di fuga. Effettivamente avere una situazione sotto controllo. Partiamo da Palermo, quindi siamo circa 40. Nel frattempo l'elicottero si alza a bocca di falco e ci raggiunge. Fucile, pistola. Consapevole sempre di portare la pelle a casa. Giumotto di maglietti, pistola lunga e pistola corta. Attenzione che avevo, non riuscivo né a stare seduto, né tanto che ero messo in piedi dietro il pilota a guardare, perché dovevo vedere io prima di lui la casa, perché non volevo che sbagliavamo. Non mi sono più staccato intanto dalla telecamera, frontale, di accesso, laterale. Io stavo dentro il mio furgone che è arrivato, c'ero l'autista, io e l'incognito accanto a me. Sul posto, saltiamo fuori dal furgone, dalla cinturazione non ci avverte nessuno, come dire sta scappando qualcuno, dalla telecamera non avevano mai visto uscire nessuno, quindi siamo 100% che se qualcuno c'era era masicato là dentro. Contrariamente a quello che noi di solito facciamo, sapendo che lì dentro ci sono persone armate, preferiamo far capire a chi è all'interno che non c'è possibilità di fuga, li chiamiamo per nome. Salvatore Lo Piccolo, sappiamo che sei lì. Sandro, apri il portone,
E questo fatto, diciamo, di chiamarli per nome, a loro fa capire che noi sappiamo benissimo chi c'è lì e che non ce ne saremmo mai andati senza averli presi. Questa situazione, diciamo, di stallo dura un minuto abbondante, un tempo che sembra un'eternità a noi. Noi a chiederci, ma che sta succedendo? Che succede? A un certo punto sentiamo sparare un colpo. In quel momento pensi a qualsiasi cosa. Come dire, aprite, perché tanto, fino a quando poi la voce di Sandro Piccolo diceva: state tranquilli, ci arrendiamo, stiamo uscendo. Non sapevamo che fossero armati, lo sospettavamo, ma non avevamo la certezza. A trovare 9 pistole e tutte queste pallottole, se chi stiamo a fare una guerra, devono fare. Nel covo di Giardinello vengono catturati Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Andrea Adamo, reggente della famiglia mafiosa di Brancaccio, e Gaspare Pulizzi, reggente della famiglia mafiosa di Carini. Io penso che fino al momento del bizzo loro si sentissero quasi onnipotenti, sicuri, spavaldi. A prendere 4 latitanti, 4 contemporaneamente, tra cui 2 dello spessore dello Piccolo, era qualcosa che andava al di là di ogni rosea previsione che noi potevamo avere. Quindi per noi è stato qualcosa di veramente storico. Quando noi usciamo, li stiamo mettendo nelle macchine, Sandro, rivolto a suo padre, dice: sei la vita mia, in dialetto, chiaramente. Il padre non risponde, il padre è come se non c'è in quel momento. Dovrebbe essere lui a consolare il figlio ergastolo, ha 30 anni. Invece è il figlio che consola il padre, sembra strano, ma è così. Questa, diciamo, è la storia dei Lo Piccolo. Ma non finisce qui. Nel giro di pochi mesi molti boss decidono di collaborare. Oltre ai vertici vengono assicurati alla giustizia i quadri intermedi e la manovalanza. L'organizzazione è svuotata, spenta. Una cosa meravigliosa per questa nostra terra. Si sta fermando un po'. Un po' di legalità, adesso cominciamo anche a pensare che possa esserci. La città finalmente alza la testa. Il 10 novembre nasce la prima associazione anti-racket. Solo 2 anni prima un altro convegno anti-racket era andato deserto. Oggi non si trova posto a sedere. Spira un vento nuovo. Anche Confindustria finalmente si schiera. Sarà impossibile stare in Confindustria e pagare il pizzo. Sarà impossibile stare in Confindustria e avere rapporti con le forze criminali. Per la prima volta, un imprenditore trova il coraggio di indicare in aula il suo estorsore. Certo, e lo ricordo, è il signore con le stampelle di Conte. La città sembra ormai libera dalla stretta della piovra. Invece la strada è ancora lunga. Ha scatenato un terremoto la pubblicazione dell'immenso archivio segreto dei Lo Piccolo, che fa luce su affari e interessi del clan.
la buona borghesia palermitana va in fibrillazione. Nel covo dello Piccolo è stato trovato il libro mastro delle estorsioni. Nei fogli sono elencate le cifre pagate da centinaia di professionisti, commercianti e imprenditori. Nessuno di loro si è mai presentato in procura per collaborare, nonostante i numerosi appelli arrivati anche dalle associazioni di categoria, perché denuncino. Perché non denunciano? Perché addirittura alcuni vagano con la busta del pizzo in mano, cercando smarriti qualcuno a cui consegnarla? I Lo Piccolo non usciranno mai più dalla galera, eppure sono in molti a temerli. Non si devo mai nominare. Lei non è di qua. Boh, io capisco solo che devo lavorare e non mi interessa più niente. Ma manco so chi è questo signore, guardi. Non perché sono mafiosa, guardi proprio. No. Guarda, non mi, io questa cosa non mi interessa. Ma è interessata a me per far lavorare questi alberi di qua. È una vergogna. Sandro Lo Piccolo nel suo diario annota un pensiero che suona come una tragica profezia. C'è una parabola che dice: ad un albero puoi togliere le foglie, puoi togliere il rame, ma quando le radici sono forti e grandi, stai più che tranquillo che sia il rame che foglie cresceranno. Sono stati uccisi rappresentanti delle istituzioni, magistrati, poliziotti, carabinieri, uomini politici, imprenditori, ingegneri, medici, gente della strada, tutti. Ci sono dei momenti in cui viene da pensare proprio che il sacrificio di questi uomini sia stato inutile. Beh sì, potremmo fare 100.000 arresti, 100.000 catture, tutto quello che volete voi. Ma fin tanto che non cambierà il nostro modo di vivere, di pensare, questa terra non avrà sicuramente una svolta. La mentalità di questa terra è la mentalità del favore, dell'amico. Io ti faccio un favore a te, tu fai un favore a me. Non fanno peso. Ciò che potrebbe costituire una svolta in questa città è la cosiddetta rivolta morale, eliminare tutta una serie di comportamenti che confliggono contro la morale prima che contro il codice penale. Prima o poi si dovrà domandare a Confindustria Palermo: ma quanti imprenditori avete espulso? Ma non tanto questo, ma quante denunce avete prodotto? Perché ci sono cazzi. La strada passa dalle denunce, dai fatti processuali. Questa città è una città che un po' sta alla finestra a guardare. Forse adesso cominciano a prendere in considerazione lo Stato e la serietà dello Stato dopo questi 25 anni, 30 anni di lotta seria. Sì, ho fiducia. È un processo lungo, ma siamo incamminati in questo processo e io sono ottimista. Perché, come diceva Falcone, la mafia è qualcosa che è nata, ma è destinata anche a morire. Credo che questa sia un'occasione storica. Secondo me, se non ce la facciamo ora, non ce la facciamo più.